C'è indubbiamente necessità di un albergo sanitario per chi deve trascorrere una quarantena e non può farlo all'interno della sua casa. C'era una struttura che era stata individuata, adesso è arrivato il no, si trattava dell'Hotel Planet di Rigutino. Sì, è una struttura che era stata individuata dall'azienda congiuntamente con Federalberghi. C'era una disponibilità e l'azienda l'aveva valutata positivamente. E se si guarda come è posizionata non è che il pensiero fosse completamente sbagliato, tant'è vero che non avendo informazioni complete sulla cosa, quando mi è stato chiesto se quella scelta non fatta da me era corretta o no, io ho detto di sì, perché l'Hotel Planet ha su due lati i campi, sul lato un grande parcheggio che la separa dalla strada di un'ottantina di metri e sull'altro lato un altro fabbricato con tutte le attività chiuse salvo uno sportello bancario e una farmacia. E i due fabbricati sono separati, uniti solo da una passerella e da una scala, quindi in realtà è perfettamente isolabile l'hotel. Il problema, che però io non sapevo, per me avevo dato per scontato che fosse tutto a posto da un punto di vista amministrativo, quella struttura ha uno scarico dopo una depurazione in un depuratore interno su un fosso a cielo aperto. È evidente che questo non è compatibile con il tipo di accoglienza che doveva produrre e quindi una volta che l'azienda su mia richiesta ha fatto un approfondimento e ha verificato che c'era questo tipo di condizione al contorno ha tolto la disponibilità per farci dentro un albergo sanitario. Si continua a cercare? Beh, a sto punto mi hanno coinvolto. Visto che diciamo, a posteriori gli ho un po' rotto le uova nel paniere. No, a parte gli scherzi, il direttore è stato molto collaborativo da questo punto di vista, mi ha detto, cioè, vabbè, sindaco, allora troviamola insieme. E quindi si stanno valutando, lui le sta valutando prima di me e poi ne discutiamo in maniera critica. Di strutture ce ne sono varie, diverse, però devono avere certe caratteristiche che non mi competono, competono all'azienda e che non si riescono a trovare con facilità, tanto per dirne una. Io avevo fatto il nome di un hotel, non dico quale, che mi pareva idoneo perché era isolato, perché in realtà poi si è scoperto che ha tutte le camere rivestite con la moquette, ovviamente non è compatibile con il tipo di struttura che deve accogliere persone comunque affette da coronavirus, anche se in una fase più o meno terminale, non sono persone che devono stare in ospedale, che sono spostate lì. Però comunque sono infette, quindi non può, le superfici devono essere lavate e sanificate, quindi la moquette non è compatibile.